Dioniso fa parte della seconda generazione di dei. Non è figlio di titani, né ha combattuto contro di loro. Difatti, egli è figlio di Zeus e Semele, nato come semidio, ma che ha saputo conquistarsi il trono sull'Olimpo. Il nome Dioniso può essere interpretato come figlio di Zeus, contendendo Dios, che altro non è che il genitivo di Zeus, ma anche come dio di Nisa, il monte dove secondo altre versioni egli sarebbe cresciuto. Dioniso viene rappresentato generalmente in due maniere ben distinte. La prima vede come un dio dall'aspetto maturo, con una lunga barba. La seconda invece lo rappresenta come un dio giovane dall'aspetto efebico, quasi femmineo. È spesso ritratto con il tirso, il suo bastone con una pigna sulla cima, oltre ovviamente che con alloro e tralci di vite. Spesso indossa una corona d'edera e raramente è privo della sua coppa, il Cantaros. Divinità dal carattere selvaggio e veemente, rappresenta il lato più animalesco e istintivo della ragione umana. A lui sono associati concetti di follia e di delirio. Dionisio compie più volte atti crudeli e privi di pietà. È il simbolo della forza vitalistica, di quella natura fatta di istinti irrazionali che è propria di qualsiasi essere umano. Non a caso in tempi arcaici egli era una divinità della natura, legato alla forza vitale delle piante. Dopotutto, egli rappresenta il lato più primordiale e selvaggio dell'universo. I greci stessi iniziano, da Erodoto in poi, a chiamarlo Bacco, sebbene all'inizio non fosse altro che un epiteto del dio. Ben presto diventa un nome alternativo, esattamente come accade per Ade, chiamato Plutone anche dai greci. Il culto di Dioniso si afferma anche a Roma, con appunto il nome di Bacco. Le manifestazioni religiose dedicate a Dioniso sono tanto in Grecia quanto a Roma caratterizzate da eccessi, composte da rituali orgiastici e a volte alla follia. Importato dai Fenici, la Grecia e la Turchia sono i primi paesi del Mediterraneo a conoscere il vino. Questo era considerato una vera e propria bevanda sacra, tanto da avere una parte importante nei rituali religiosi. Si chiama libagione, per l'appunto, l'offerta rituale del vino agli dei, presente tanto nelle preghiere e nei riti propiziatori personali quanto nelle cerimonie pubbliche, lì dove l'ultimo atto del sacrificio spesso consisteva nel versare vino nelle fiamme per spegnerle. Protettore del vino e della viticoltura è Dioniso. A lui del resto si attribuisce la scoperta mitologica del vino. Si narra che mentre egli riposa all'interno di una grotta in un bosco di ninfe, inizia a giocare con i tralci di vite lì presenti. Raccoglie degli acini di uva e li spreme all'interno di una coppa e dopo averne bevuto il succo, subito la stanchezza viene cancellata, donandogli anzi una sensazione d'ebbrezza che subito condivide con ninfe e satiri. Ma del zucchero è rimasto nella coppa ed è così che Dioniso si avvede che più tempo il succo rimane a fermentare, più potente è l'ebbrezza che viene scaturita, dando vita così alla bevanda tanto importante per i greci e il mondo antico tutto. Dioniso è colui che insegna la viticoltura e il processo per creare il vino. Nei suoi pellegrinaggi per il mondo rivela la sua scoperta affinché possa essere replicata. Ma ad egli è legata anche l'ebbrezza, che quando si ha un suo favore si manifesta come estasi e distensione, mentre quando è causata dall'ira di Dioniso conduce alla malattia e alla violenza cieca. Dioniso è legato alla natura anche in maniera più ampia. Viene nominato protettore degli alberi, ma specialmente è patrono della natura selvaggia. Non è raro che venga raffigurato con una pantera o con grandi felini in genere, ma a lui viene attribuita la protezione della vegetazione selvatica. Strettamente legata al culto di Dioniso è la follia, che assume significati tanto benigni quanto maligni, a seconda del modo in cui essa viene indotta. Per i greci la follia non è altro che quell'insieme di istinti primordiali propri dell'uomo, che sebbene non emergano durante la vita quotidiana, qualora vengano repressi a lungo, rischiano di manifestarsi in maniera improvvisa e distruttiva.
È in quest'ottica che deve quindi essere intesa la forma benigna della follia. Essa è forma di liberazione tramite la perdita di autocontrollo, un momento in cui si perde ogni inibizione, anche grazie al vino e sostanze allucinogene, per poi poter tornare alla normalità. Tipica del culto di Dioniso è la follia bacchica, ossia quel momento rituale in cui i partecipanti si sentono in comunione con il Dio e, posseduti da egli, perdono ogni controllo e freno. Una descrizione della follia bacchica è presente nei Baccanti di Euripide, dove sono rappresentate le menadi, seguaci di Dioniso. Esse indossano pelli animali e portano con sé il tirso, il bastone tipico di Dioniso. Gridano e si dimenano inneggiando al dio, per poi attaccare e uccidere mandrie, nutrendosi delle loro carni rigorosamente crude. Difatti, se nei sacrifici abituali era uso arrostire la carne degli animali sacrificati, ciò non rientra nel culto dionisiaco. Lì, dove è proprio tramite il nutrirsi con carne cruda che il dio prende possesso del corpo del fedele. Le menadi quindi abbandonano le proprie abitazioni per allontanarsi nei monti per ore in preda alla follia bacchica che culmina con l'estasi. Ma la follia è spesso un elemento punitivo nel culto di Dioniso. Basti pensare a Penteo, la cui fine è decretata dalla madre che, in piena follia bacchica, lo uccide. Un'altra forma maligna che può prendere la follia è quella delle allucinazioni, a cui più volte Dioniso ricorre come arma contro chi lo oltraggia o lo ostacola. Una follia che perde le caratteristiche statiche, lì dove quella perdita di controllo porta a crudeltà e pazzia. Il teatro è parte integrante del culto dionisiaco e difatti la sua nascita è spesso ricondotta al dio. La tragedia è la prima arte teatrale, quando la commedia è destinata a nascere diverso tempo dopo. Ed è Aristotele a collegarla per primo al ditirambo. Questo non è altro che un canto corale eseguito in onore di Dioniso, una preghiera portata per la prima volta in scena da Tespi, figura leggendaria a cui si attribuisce la prima rappresentazione teatrale. Musica e danza sono arti associate a loro volta a Dioniso, perché sono parte integranti della rappresentazione teatrale. Associata a Dioniso è anche la maschera, allo stesso tempo un collegamento al teatro, lì dove indossare maschere era obbligatorio per gli attori. Questi difatti spesso si ritrovavano ad interpretare più ruoli per un pubblico distante dal palco, diventando riconoscibili immediatamente solo grazie alla maschera. La maschera dionisica è presente anche durante tutti i riti di vendemmia. Questa non viene tuttavia indossata, anche a causa della dimensione e del peso notevole. Semplicemente viene posta in loco. Così facendo, non è soltanto simbolo del dio, ma rappresentazione stessa della sua presenza durante il momento della vendemmia. Dioniso non è esente da oracoli. Grazie al suo legame con il vino, egli è anche il dio ispiratore e, in quanto tale dio, che ha la capacità di rivelare il futuro tramite gli oracoli. Questa è una peculiarità che condivide con Apollo. Se ad Apollo è dedicato il celebre oracolo di Delfi, è meno risaputo come questo sia in realtà presieduto anche da Dioniso. Sul Parnaso, il monte che sorge nei pressi di Delfi, si radunano le triadi, seguaci di Dioniso. Lo stesso monte, descritto con vette, è dedicato sia ad Apollo che a Dioniso. Secondo alcune tradizioni, Dioniso presiede l'oracolo di Delfi nei mesi invernali, quando Apollo lo abbandona per far visita agli Iperborei, popoli del nord protetti da Apollo. Tuttavia Dioniso ha in traccia un oracolo dedicato interamente a lui. Dioniso fa parte della seconda generazione e non è presente nella Titanomachia, la leggendaria guerra fra titani e dei. Egli tuttavia figura tanto nella Gigantomachia quanto nel mito di Tifone. La sua mitologia più celebre è quella che riguarda le sue peregrinazioni e l'incontro con Arianna, poi sua sposa. Diversi sono nella sua mitologia gli eventi in cui l'ira di Dioniso si abbatte cieca e violenta, rispecchiando appieno la natura istintiva e primordiale del dio. Una natura che è al tempo stesso duale,
giacché il Dio è sovente raffigurato nel carattere allegro, ma che diventa privo di qualsiasi pietà per chi perde il suo favore. Dioniso è figlio di Zeus e Semele, figlia di Ermonia e Cadmio, e principessa di Tebe. Dioniso è conosciuto come il nato due volte, poiché, una volta scoperta l'infedeltà di Zeus, sua moglie Era prende l'aspetto della nutrice di Semele, ingannandola. Convince difatti la principessa di chiedere a Zeus di apparirle non come mortale, ma con la sua forma divina. Sebbene Zeus cerchi di dissuadere Semele da questo desiderio, conscio del fatto che manifestarsi con la sua forma divina comporti conseguenze terribili per gli umani, finisce con l'accontentarla. Semele quindi viene colpita da una folgore di Zeus, morendo. Il dio riesce tuttavia a salvare il figlio non ancora nato e con l'aiuto di Hermes lo cuce dentro la propria coscia per poi partorirlo 3 mesi dopo a gestazione ultimata. Le storie della sua infanzia sono varie. La versione più comune lo vede consegnato da Hermes a Ino, sorella di Semele, e a suo marito Atamante. La gelosia di Era non si è però placata e si abbatte sui due coniugi. Questi vengono fatti impazzire dalla dea e Ino si suicida in mare con suo figlio Malicerte, dopo che Atamante, scambiato il figlio Learco per un cervo, lo uccide. Hermes porta quindi Dioniso dalle Iadi, ninfe dei boschi che lo crescono fin quando non diventa abbastanza grande da essere affidato a Sileno, figlio di Pan, e vecchia divinità agreste legata alla vite, nonché dotato di preveggenza. Dioniso cresce sul monte Nisa, da cui secondo alcune interpretazioni prende il nome, ma la mitologia greca spazia tanto dalle nutrici che si prendono cura di lui, quanto sull'effettiva locazione del monte Nisa. Le nutrici più attestate sono le Iadi. Il monte Nisa pare essere in Tracia, regione dove il culto del dio è particolarmente sentito. Tuttavia, un monte Nisa viene riportato anche in Libia, così come in altre numerose regioni della Grecia. Sebbene la partecipazione di Dioniso nella Gigantomachia viene più volte annoverata come quella di un dio, in alcune versioni egli prende parte in qualità di mortale, al fianco del fratellastro Eracle. La Gigantomachia ha origine nella furia di Gea per la sconfitta dei figli di Titani per mano degli Olimpi, ed è così che insieme a Tartaro mette al mondo i giganti. Essi sono creature altissime e dall'aspetto mostruoso, per metà umani con capelli e barba foltissimi, ma con code di serpenti come gambe. Un'alternativa sulla loro origine li vuole nati dalle gocce del sangue di Urano castrato. 24 giganti in tutto, ognuno nato con lo scopo di annientare un dio preciso. Invincibili anche per gli dei, l'unica soluzione è affrontarli con l'aiuto di un mortale. Alcune versioni vogliono i gemelli Olaidi e Fialte Oto come opposti a Dioniso. In altre, appunto, egli viene scelto come mortale insieme ad Eracle. Insieme al fratellastro, Dioniso uccide il gigante Rioto, mentre supporta Artemide ed Era nella sconfitta di Oto e di Fialte. I due Aloadi, difatti, insidiano le due dee dopo aver sconfitto Ares, imprigionandolo in un vaso di bronzo. Se Fialte insidia Era, il gemello Odo rivolge le sue attenzioni ad Artemide. È proprio Artemide a sconfiggerli infine, trasformandosi in un cervo bianco che i due gemelli tentano di colpire, ma finendo tragicamente per uccidersi a vicenda. Terminata la Gigantomachia, ancora più infuriata, Gea diede vita insieme a Tartaro a Tifone. Un mostro che Pseudo Apollodoro definisce di due nature, della umana e della ferina, e della cui storia troviamo versi anche nella Deoconia di Esiodo. Egli è descritto come il più tremendo dei figli di Gea, più alto della montagna più alta, dalle innumerevoli teste, umane e di serpente, e draghi come gambe. Antonino Liberale, nella Metamorfosi, racconta che niente riusciva a contrastare la sua forza. Gli dei decisero quindi di fuggire in Egitto e qui assumere l'aspetto d'animale per sfuggirgli. Secondo alcune tradizioni, Dioniso assunse l'aspetto di una capra, animale che è associato però ad Osiride. Non è Dioniso tuttavia a combattere Tifone, che viene invece sconfitto da Zeus, affiancato dalla figlia Atena. Una volta cresciuto,
Era ancora gelosa e irata per il tradimento del marito, colpisce Dioniso direttamente, facendolo sprofondare nella follia. Da questa hanno origine i suoi pellegrinaggi in diverse località del mondo, di cui abbiamo tracce in diverse opere. Ne parla Iginio così come Strabone, Pausiana e Diodoro Siculo. Nei suoi viaggi che lo porteranno fino in India, Dioniso non manca di diffondere la sua invenzione del vino e di rivendicare la sua natura divina, così come quella di avere a che fare con le popolazioni come le Amazzoni o come divinità come Rea. Tuttavia, incontra anche diversi oppositori. Dapprima si reca presso l'oracolo di Dodona, nell'Epiro, il più antico di tutta la Grecia. Quindi, come primo paese, visita l'Egitto, per poi spostarsi in Siria. Qui egli si abbatte in Damasco, figlio di Hermes, che si oppone alla diffusione del vino. Il primo vero oppositore di Dioniso è quindi torturato dal dio e scuoiato vivo. Re degli Edoni, popolazione della Tracia, Licurgo è uno dei più importanti avversari di Dioniso. Quando difatti questi giunge in Tracia, Licurgo lo accoglie con ostilità, impedendogli di passare sul suo territorio e canturando il suo seguito di menadi e satiri. Non contento, decise di affermare definitivamente la sua ostilità a Dioniso, non riconoscendo il suo essere divino. Per vendetta, Dioniso lo colpisce con la follia, portando così Licurgo ad uccidere con un'accetta suo figlio Driante, scambiandolo per una vite, salvo rinsavire un attimo dopo, troppo tardi per salvare la vita del giovane. La furia di Dioniso s'abbatte sulle terre di Licurgo, diventate sterili e non più in grado di produrre nutrimento. Gli Edoni si rivolgono all'oracolo, il cui verdetto segna la morte di Licurgo, affermando l'oracolo che solo il sangue di Licurgo avrebbe ridato fertilità alla terra. Gli Edoni lo portano sul monte Pangeo, dove lo legano a 4 cavalli e lo squartano in questa maniera. Dioniso si sposta quindi verso l'Asia, attraverso il fiume Tigri, in groppa ad una tigre inviata da Zeus. I suoi viaggi lo portano fino all'Asia, insieme al suo seguito composto da satiri e fedeli, e lungo il tragitto egli incontra diversi popoli. A quelli che si rivolgono a lui in modo amichevole fa dono del vino e del frumento, chi invece tenta di ostacolarlo e di combatterlo viene conquistato. La durata della permanenza in India varia, talvolta vengono indicati 3 anni, altre volte si parla di ben 52 anni. Ma una volta arrivato in India, secondo la tradizione greca, Dioniso fa dono agli indiani di frutta, frumento e vino, insegnando loro la viticoltura, ma anche a venerare gli dèi. Fonda diverse città, fornendo agli indiani anche delle leggi. La tradizione greca vuole l'India come conquistata e civilizzata, ma i suoi abitanti felici di venerare Dioniso come dio. Ritornando in Grecia, Dioniso raggiunge la città materna, Tebe. Qui regna Panteo, nipote di Cadmo e figlio di Agave, sorella di Semele. La storia di Panteo è narrata nelle Baccanti di Euripide, di cui è protagonista. A Tebe, Dioniso introduce i baccanali, feste dove la popolazione, specialmente quella femminile, perde ogni autocontrollo e si lascia andare alla follia bacchica per le terre antistanti la città, uccidendo le mandrie e gridando in onore di Dioniso. Panteo decide di opporsi a questi rituali, non riconoscendo il cugino come dio, e anzi, mostrandogli aperta ostilità, cercando anche di imprigionarlo. Dioniso, tuttavia irato, lo convince con l'inganno a vestirsi da donna, così da poter spiare i riti dionisiaci e le azioni delle donne sue fedeli. Panteo decide di ascoltare il suo suggerimento, nascondendosi così per osservare i riti. Tuttavia, sua madre Agave, nella follia bacchica infusa da Dioniso, lo scambia per un leone e decise di sacrificarlo al dio. Uccide quindi il suo stesso figlio, squartandolo e tornando in città con la testa di Penteo in cima al Tirso, rendendosi conto solo alle porte di Tebe di quanto aveva commesso. Anche la città di Argo, fortemente devota ad Era, si infuria per riconoscere la natura divina di Dioniso. Come punizione, le donne di Argo sono pervase dalla follia, squartando i loro bambini. In seguito, nella città di Argo viene eretto un tempio dedicato a Dioniso, che non mancano di venerare come un dio. L'ultima vicenda dei viaggi di Dioniso lo porta nella direzione di Nasso, dove si imbarca su una nave per raggiungere l'isola.
La nave tuttavia supera ben presto l'isola di Nasso, dirigendosi verso l'Asia, e qui Dioniso scopre l'inganno. I marinai difatti sono in realtà i pirati, che non conoscendo la sua identità lo scambiano per un principe che hanno intenzione di vendere come schiavo. Il dio quindi ferma la nave e grazie a tralci di edera che invade anche il ponte della stessa scioglie le sue corde e trasforma in serpenti i remi e l'albero maestro. I pirati quindi impazziscono gettandosi in mare e mutando in delfini. Terminati i suoi viaggi, Dioniso decide quindi di scendere nell'oltretomba. Qui vuole infatti incontrare sua madre Semele, mai conosciuta, per riportarla in vita. Dioniso incontra Ade, esponendo la sua richiesta, e il dio dell'oltretomba decide di acconsentire, purché il nipote gli dia in cambio qualcosa a cui tiene molto. Dioniso offre il mirto, che diventa da quel momento la pianta tipica associata all'Ade, e gli viene quindi consentito di portare sua madre con sé. Con lei ascende all'Olimpo, dove rivendica la propria natura divina e reclama il suo trono, offrendo agli dei il vino. Gli dei sono ben contenti di accoglierlo sull'Olimpo, anche grazie ad Estia, che rinuncia di sua volontà al trono per cederlo a Dioniso, che si ritrova quindi a sedere alla destra del padre Zeus. Semele rimane a sua volta sull'Olimpo, resa immortale con il nome di Tione, sebbene alcune versioni narrano che Dioniso la riaccompagni nell'Ade prima di unirsi agli altri dei. Figlia del re di Creta Minosse e di sua moglie Fasifae, Arianna incontra Teseo quando il giovane ateniese si reca a Creta con lo scopo di uccidere il Minotauro, figlio mostruoso di Pasifae, che Minosse cela all'interno del labirinto del suo palazzo. Arianna si innamora ben presto di Teseo e gli dà un gomitolo di lana da dipanare all'interno del labirinto così da non perdersi. Una volta che Teseo riesce nel suo intento, Arianna fugge da Creta insieme a lui, ma lungo la rotta per Atene Teseo la fa addormentare, abbandonandola sull'isola di Nasso. Risvegliatasi, Arianna vede Teseo allontanarsi con la nave e piange distrutta dal dolore. Un dolore destinato a durare poco, perché a Nasso la trova Dioniso, giungendo sull'isola a bordo di un carro trainato da pantere. Colpito dalla disperazione della giovane, ne ascolta la storia, per poi decidere di sposarla una volta terminata, rendendola a sua volta immortale. Come dono di nozze, Dioniso regala ad Arianna una corona d'oro creata da Efesto in persona, che una volta lanciata si tramuta in stelle, formando la corona boreale. Il loro matrimonio è annoverato come assolutamente fedele e nonostante Dioniso avesse avuto diversi amanti prima di lei, una volta sposata le sarà sempre leale. Dalla loro unione hanno origine diversi figli. Dioniso dà origine a diversi figli, tanto mortali quanto divini. Fra i suoi figli divini possiamo annoverare Priapo, figlio secondo alcune versioni di Afrodite, secondo altre di una ninfa Naiade, dio legato alla fertilità della terra. Sempre figlie di Afrodite e Dioniso sarebbero le Cariti, più famose con il nome romano di Grazie, tre fanciulle legate al culto della vegetazione e della fertilità, tanto umana quanto vegetale. In realtà il loro numero così come i loro nomi, ma viene annoverata Pasitea come Carite sposa di Ipno, il dio del sonno. Secondo la versione più comune, tuttavia, le Cariti sono figlie di Zeus ed Orinome. Ancora figlio di Dioniso e Afrodite, o di Apollo e una musa, è Imeneo, dio del matrimonio da cui prende il nome il corteo nuziale greco, chiamato appunto Imeneo, che ha la funzione di accompagnare nella nuova casa la sposa. Come accade nel caso di molti altri dei, alcuni figli di Dioniso, in alcune versioni, sono semplicemente identità alternative del dio, chiamato con il loro epiteto. Tale è il caso di Iacco, che talvolta viene descritto come figlio di Dioniso e Aura, in altri casi di Demetra o ancora di Zeus e Persefone, o ancora viene semplicemente assimilato al dio. Iacco è ad ogni modo una figura di misteri eleusini, è lui a condurre la processione verso Eleusi. Figlia della ninfa Nicaia e di Terete, dea che presiede le iniziazioni dei misteri bacchici, mentre ninfe erano Mete e Tisa. Fra tutti gli uomini mortali, invece, spicca fra tutti Deianira,
figlia della regina Calidone Altea e seconda moglie di Eracle. Due dei suoi figli diventano sacerdoti, dove Narceo, figlio di una donna di nome Fiscoa, a volte una ninfa, è il primo sacerdote di Dioniso, mentre Maro è un sacerdote di Apollo. Egli figura nell'Odissea, vivendo presso Ismara della Tracia, terra del popolo dei Ciconi e un tempo alleati di Troia. Odisseo devasta razza Ismara fino a che non si trova davanti a Maro, di cui ha pietà poiché è di età avanzata, e decide di risparmiare lui e la sua famiglia. Maro, per sdebitarsi, gli fa dono del vino, con cui poi Odisseo ubriacherà Polifemo. I figli di Dioniso e Arianna conoscono una sorte particolare. Essi sono numerosi e, benché mortali, il loro destino è di regnare nelle regioni della Grecia, in cui viene prodotto il vino migliore. Fra loro vi è Eurimedone, Enopione, Panos, Stafilo, Toante e molti altri, ognuno sovrano di una regione diversa della Grecia, ma inevitabilmente mortale. Dioniso ha un numero elevato di relazioni, tanto con donne quanto con uomini, benché ognuna di queste precede il suo matrimonio con Arianna, a cui il dio è totalmente fedele. Fra le amanti divine più note vi è Afrodite, secondo la tradizione madre di diversi figli di Dioniso. Proprio mentre è incinta di uno dei suoi figli, la dea viene maledetta da Era, gelosa per il risultato della disputa del pomodoro, maledicendola con un figlio dall'aspetto orribile, che sarà poi Priapo. Vergine era la titana Aura, che viene fatta ubriacare da Dioniso, che poi abusa di lei, rapporto da cui avrà due gemelli. Il primo verrà dilaniato dalla madre furiosa, mentre il secondo è salvato dagli dei, prendendo il nome di Iacco. Fra le ninfe spicca Beroe, corteggiata tanto da Dioniso quanto da Poseidone, ma sarà quest'ultima ad avere il suo favore finale. A sua volta, fatta ubriacare e abusata, è la ninfa Nicaia, madre di Telete, mentre altre versioni del mito vogliono Priapo, figlio di una ninfa senza nome. Altea, regina di Calidone, è amata da Dioniso. Viene sedotta con il consenso di suo marito, re Oineo, in cambio del dono del vino che gli è fatto dal dio. Dalla relazione con la regina nasce Deianira. Fra i mortali spiccano specialmente Ampelo, un giovane satiro amato dal dio che muore nel tentativo di cavalcare un toro selvatico. Il dio, a lutto per la sua perdita, lo trasforma nella stella Videmiatrix. Fra gli altri amanti maschili di Dioniso vi è il centauro Chirone, di cui è stato allievo. Alcune versioni della morte di Orfeo sono strettamente legate a Dioniso. Pur essendo un'opera perduta, i frammenti della tragedia di Bastidi di Eschilo si incentrano proprio su questo evento. Da quanto si può ricavare da questi frammenti, Orfeo incontra l'ira del dio una volta tornato dall'oltretomba, poiché egli si infuria di venerare Dioniso, preferendogli e proclamandolo più grande di lui Apollo. Infuriato, Dioniso scatena contro Orfeo le baccanti della Tracia, che prendono anche il nome di Bassaridi. Queste, in preda alla follia bacchica, uccidono così l'eroe. Un'altra versione più romantica racconta la morte di Orfeo sempre per mano delle baccanti, ma per ragioni diverse. Dopo aver perso definitivamente Euridice, difatti, egli giura che non avrebbe avuto più nessuna donna. Tuttavia, un gruppo di baccanti lo invita in un'orgia dionisiaca, ma egli decide di tener fede alla sua promessa, rinunciandovi. Le baccanti si infuriano per il rifiuto e s'avventano su di lui, uccidendolo e squartandolo, finendo col gettare i suoi resti nel fiume Evros. Il culto di Dioniso è largamente diffuso per tutta la Grecia e ad egli sono dedicate una serie di festività religiose. Il suo culto prende anche il nome di misteri dionisiaci e assume caratteristiche ben diverse, più violente e primordiali rispetto a molti altri dei. Nelle preghiere rituali al pari delle divinità olimpiche, Dioniso viene pregato con le mani rivolte verso l'alto. L'offerta che accompagna la preghiera è solitamente il vino e gli sacrificano spesso gli arieti, sebbene vi siano spesso menzionati anche sacrifici umani in suo onore in tempi più antichi. Una fonte ci viene da Pausania. Il sacrificio nel corso dei misteri dionisiaci può assumere anche caratteristiche diverse. Normalmente questi terminano con l'animale arrostito nel fuoco, ma all'interno del culto di Dioniso l'animale veniva ucciso e le sue carni mangiate crude, così da entrare in contatto con la divinità.
All'aspetto misterico del culto venivano ammesse, almeno in principio, soltanto donne, le cosiddette baccanti. Un culto misterico che ha come fine di rilasciare la linfa vitale dell'uomo, di privarlo di freni ed inibizioni per la durata del rituale, caratterizzato da grida, sacrifici e violenze di ogni tipo e infinite anche orge bacchiche. Naturalmente, il culto misterico di Dioniso raggiunge anche Roma, e proprio per queste caratteristiche è vietato in età repubblicana e sdoganato solo in età imperiale, per poi venire nuovamente proibito con l'avvento del cristianesimo. Menzione separata meritano i baccanali, festività romana di ispirazione greca, festa propiziatoria dedicata al dio che costringe più volte il potere di Roma a intervenire nella sua regolazione. I baccanali erano rappresentati da celebrazioni violente, che spesso terminavano in omicidi così efferati da non lasciar nemmeno nulla del corpo della vittima. Tito Livio afferma che le notti dei baccanali sono le più adatte per compiere crimini, giacché le urla dei seguaci di Dioniso coprivano ogni cosa. Nel 186 a.C., quindi, i baccanali vengono riformati, portandoli sotto il controllo del Senato e dei pontefici romani, sciogliendo così i culti esistenti. Ogni baccanale necessita di autorizzazione, così come è fatto divieto agli uomini di diventare sacerdoti di Bacco. Dioniso è un dio che i greci rappresentano in due modi. In un'epoca più arcaica viene rappresentato come un uomo d'età matura, dalla lunga barba, mentre in età ellenica come un giovane efebico. Suo attributo più immediato è la vite, seguita dall'edera. Di edera è cinto il capo del dio con una corona, così come è decorato il tirso, il suo peculiare bastone avvolto da edera, sulla cui sommità vi è una pigna. Il suo carro non è trainato da cavalli, bensì da un paio di pantere, animale ricorrente nelle raffigurazioni del dio. Ultimo attributo ricorrente del dio è il cantaros, un particolare tipo di coppa provvista di due manici che viene usata dai greci per bere. Proprio nel cantaros si versa il vino, specialmente durante i rituali e le offerte. Come divinità legata alla vegetazione, a Dioniso si tende ad associare la vegetazione in generale, e in particolare gli alberi. Chiaramente, piante a lui sacre sono prima di tutto la vite, seguita subito dopo dall'edera. Fra le altre, vi è anche l'alloro e l'asfodelo. La presenza dell'edera non è causale, poiché le sue bacche, se ingerite in grandi quantità, possono causare allucinazioni e fenomeni di dissociazione. Fra gli animali primeggiano i grandi felini, pantere prima di ogni altro, ma anche le tigri, leoni e linci. Fra gli altri animali vi sono il serpente, il toro, la capra, l'asino, ma specialmente i delfini, con un rimando alla mitologia dei pirati di Nasso. Diversamente non bisognava mai presentare un gufo, simbolo di saggezza al cospetto del dio. Sono parte del Tiasio, talo è il nome del corteo al seguito di Dioniso, Sileno, dio dell'ebbrezza presso il quale è cresciuto, ma anche Pan, divinità della natura e delle selve. Suo coppiere è Comos, che condivide il nome con un corteo rituale greco dedito all'ubriachezza e alla sensualità disinibita. Parte del suo seguito sono anche più in genere i satiri, affiancati dalle menadi. Queste sono le sue seguaci, chiamate anche baccanti, tiadi o bassaridi. Sono donne che si lasciano andare alla frenesia estatica, possedute da Dioniso e dalla sua forza vitale. A voler fare una divisione più accurata, le menadi sono le seguaci mitologiche, mentre al contrario le baccanti, le seguaci storiche umane del dio. Caratteristica del culto di Dioniso fu quello dei sacerdoti itinerati, così come l'assenza di un vero e proprio luogo per il culto misterico. Questo è celebrato di notte, nei boschi e nelle caverne, ma non vi è davvero un luogo dove questo culto predomina rispetto agli altri, sebbene il Monte Citerione, in Beozia, è la sede più famosa delle orge bacchiche. Altari e templi sono a lui dedicati in tutta la Grecia, con particolare riguardo per Nasso, isola dove egli incontra Arianna, ma anche Delfi, lì dove egli condivide l'oracolo con Apollo. Un altro oracolo di Dioniso si trova in Tracia. Il culto di Dioniso veniva celebrato in tutta la Grecia 4 volte l'anno, con le Elenee, gennaio-febbraio, le Antesterie a marzo,
le grandi Dionisie aprile e le piccole Dionisie a dicembre. In queste occasioni non mancavano gli agoni teatrali, arte presieduta dal dio, ed è in queste festività che i più grandi drammaturghi greci hanno potuto presentare le loro opere.